Buongiorno, buongiorno a tutti. Bentornati all'Auditorium San Domenico, in questo meraviglioso scenario, che è proprio un luogo splendido, meraviglioso. Siete veramente fortunati voi ragazzi, potete godere di queste meraviglie. Questo è uno dei luoghi più belli, non solo della città, ma della nostra regione, del nostro paese. Gli artisti che vengono rimangono veramente incantati. Abbiamo delle orchestre che hanno fatto il Deplian qui, orchestre che sono venute dalla California, ma anche da New York, da Boston, Philadelphia, che hanno voluto fare il loro Deplian, i Deplian immagine delle loro università, proprio facendosi fotografare qui dentro, perché questo è un luogo veramente frutto di secoli, secoli di arte, di storia, e la città è città d'arte veramente a tutto tondo, con questo meraviglioso complesso, con il Palazzo Trinci, con i palazzi meravigliosi cinquecenteschi, settecenteschi, e quindi siamo veramente orgogliosi di stare in questo splendido auditorium che l'amministrazione comunale ci mette a disposizione. Siete qua stamani soprattutto perché ci stiamo arrivando alla fase conclusiva di questa stagione dei concerti. Come sapete, Gioventù Musicale segue il progetto Guida all'Ascolto. Il nostro progetto consiste nel sensibilizzare e accrescere la vostra, appunto, sensibilità musicale. Noi cerchiamo di farvi ascoltare l'emozione di un concerto in questa età, nell'età dell'adolescenza, così ve lo porterete con voi per tutta la vita. Avete ascoltato il suono del violino, del violoncello, il suono dell'oboe, stamani sentirete il suono del flauto. Ecco, sono suoni che oggi, nei momenti che stiamo vivendo, non abbiamo più la gioia, la fortuna di ascoltarli. Le opere immortali di Mozart, se ascoltate, ieri c'era il flauto magico, ad esempio, sono suoni che Mozart catturava grazie al suo genio, certo, ma l'atmosfera all'epoca non era incontaminata, non c'erano rumori, clacson, rumori del traffico, rumori di ogni tipo, ecco. E quindi questi suoni, il suono dell'oboe, del fagotto, del flauto, della viola, del violoncello, del violino, sono suoni che stiamo perdendo. Per questo è molto importante che voi vi avvicinate, perché faranno parte del vostro bagaglio e del vostro patrimonio per tutta la vita. Io prima di iniziare la mattinée vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa stagione dei concerti, in primo luogo la Regione dell'Umbria, l'assessore alla cultura, il comune di Foligno nella persona dell'avvocato Barili, assessore alla cultura, e la professoressa Paola De Bonis, assessore alla istruzione e alla formazione giovanile. Ci sono sempre stati vicini e ci danno proprio la forza di andare avanti. Abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi stamani l'avvocato Cesaro, non vorrei, ecco, che è qui con noi, che fra pochi minuti porterà il saluto dell'amministrazione. Abbiamo con noi l'avvocato Cristiano Antonietti, segretario generale della Fondazione Casa di Risparmio di Foligno, che assegnerà le 8 borse di studio. Vi dicevo, lo scorso anno abbiamo dato il tema sull'architetto Piermarini, che ha disegnato il Teatro alla Scala di Milano. È il primo teatro al mondo. Sapete che il 7 dicembre, il giorno di Sant'Ambrogio, il Teatro alla Scala di Milano fa la prima esecuzione di un'opera. Dal 7 dicembre in poi tutti i teatri di tutto il mondo, dopo il Teatro alla Scala, aprono la propria stagione. Dopo il tema dello scorso anno sull'architetto Giuseppe Primarini, quest'anno abbiamo voluto dare il tema su Giuseppe Verdi, perché ricorrono i 120 anni dalla morte. Verdi è stato sicuramente forse il musicista italiano più importante, comunque tra i maggiori interpreti della grande musica, proprio perché il melodramma è una delle eccellenze italiane. Il melodramma viene rappresentato in tutto il mondo. Quando si va a New York o a Sydney ad ascoltare Traviata, ascolti un'opera meravigliosa di Verdi, ma l'ascolti in lingua italiana. Quindi è proprio diffusione di cultura italiana nel mondo. Ecco perché è il nostro fiore all'occhiello, il bel canto, la musica lirica, e noi ne siamo orgogliosi. Quest'anno il tema era sugli ideali del Risorgimento,
e voglio ringraziare tutti gli studenti, i professori, i coordinatori che hanno seguito questo progetto. È stato veramente un tema che ha suscitato la fantasia dei ragazzi. Abbiamo ricevuto decine e decine di temi, uno più bello dell'altro. Alcuni hanno mandato dei video, altri hanno partecipato mettendo le proprie esperienze personali, e io vi sono grato perché è un messaggio culturale che passa e vuol dire che abbiamo colto nel segno. Quindi abbiamo detto siamo grati alla Regione, al Comune di Foligno, alla Fondazione Cassa di Risparmio, a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e soprattutto al mondo della scuola, a tutti i professori, ai dirigenti scolastici che sono qui stamani, che ringrazio di cuore, che nonostante in questa contingenza siamo riusciti a sensibilizzare, a stimolare. Noi non ci siamo fermati mai. Sono grato anche a Matteo Marzella per le riprese televisive. Tutti questi concerti in questa stagione sono stati trasmessi su YouTube. Abbiamo fatto sempre i concerti in diretta streaming. Certo, non c'è l'emozione del concerto dal vivo, ma il progetto culturale non si è mai interrotto e questo è molto importante. Forse mi sono dilungato troppo, io a questo punto chiamerei l'assessore sul palcoscenico per un saluto. Grazie. Facciamo un applauso, raccogliamo l'assessore Cesaro. Grazie. Microfono. Maestro, dove va? Mi faccia compagnia. Buongiorno a tutti. Io devo ringraziare innanzitutto l'assessore Paola De Bonis perché mi ha dato la possibilità, insomma, di essere qui presente ed è veramente, veramente un piacere. Io ho avuto occasione di intrattenermi qualche minuto con il maestro Pelli e mi ha raccontato uno scenario che mi ha fatto veramente molto piacere in questo periodo particolarmente delicato, impegnativo e, se vogliamo, a volte anche un po' triste per la nostra città, per la nostra nazione. Sapere che comunque c'è chi si preoccupa dei ragazzi, che coinvolge i ragazzi con iniziative così importanti, veramente fa molto piacere. Un ringraziamento particolare anche ai dirigenti scolastici che sono qui oggi presenti, perché credo che siano stati in questo periodo, e lo saranno speriamo non per molto, comunque sul campo e tenere, insomma, la situazione sotto controllo in questo periodo non è stato sicuramente facile. Quindi è veramente un'emozione essere qui oggi, perché tra l'altro lo scenario è magnifico, lo ricordava il maestro Belli, e io ogni volta mi incanto qui all'auditorium, ma come in tanti altri luoghi d'eccellenza che ci sono a Foligno e che si prestano veramente in maniera splendida per questo tipo di iniziative. Quindi io veramente vi porto il saluto, l'abbraccio, i ringraziamenti da parte dell'assessore De Bonis, lo ripeto perché mi ha tempestato di telefonate nel dispiacere di non poter essere qui presente, ovviamente anche dell'assessore alla cultura Barili, però insomma, ecco, ci tenevano veramente a darvi un segno di vicinanza perché ritengono che quello che state facendo, che quello che avete fatto e quello che continuerete a fare sia veramente importante e strategico per la città di Foligno. Io saluto anche tutti i ragazzi, mi dicono sempre, mi dice il maestro Belli, che le iniziative che avete organizzato, anche, no, se magari con modalità non in presenza, hanno riscosso un grande successo, segno anche, no, che abbiamo una futura classe dirigente o comunque dei futuri cittadini di Foligno che saranno sicuramente all'altezza. La musica è molto importante anche per la crescita di questi ragazzi. E sapere che non c'è interesse solo, no, per altre cose, ma anche per la musica, su temi così importanti, sicuramente è un fatto positivo. Ovviamente anche i saluti personali da parte del sindaco, l'avvocato Stefano Zuccarini, e poi un ringraziamento particolare alla Fondazione Cassa di Risparmio, attraverso il segretario Antonietti, insomma, portiamo il saluto anche al presidente Umberto Tonti. Una collaborazione con l'amministrazione comunale che ormai non ha bisogno, no, di essere di avere prove e testimonianze, insomma, veramente qualcosa che ci fa molto piacere. Poi, insomma, no, toccate temi molto importanti, l'anno scorso il Piermarini, quest'anno il Verdi, quindi insomma cose veramente, veramente importanti. Mi dice che sono arrivati addirittura 300 temi, che sono stati anche variamente interpretati con video, quindi insomma segno di una vitalità.
Immagino, io ho avuto modo di apprezzare quelli l'anno scorso, non dubito che anche quelli di quest'anno insomma siano all'altezza, quindi veramente complimenti, rinnovo i saluti, rinnovo i ringraziamenti e speriamo presto di poter tornare ad apprezzare questi luoghi così meravigliosi in presenza, no? Avendo sconfitto questo benedetto o maledetto Covid che qualche problema ce l'ha creato, però è proprio grazie a questo tipo di iniziative insomma che speriamo che il futuro possa essere migliore. Grazie al maestro Belli, grazie alla Fondazione Cassa Risparmio, grazie ai dirigenti, veramente è un piacere essere qui. Un'ultima cosa, mi perdonerete se tra qualche minuto devo andare via, ma ho altri impegni, stamattina ero l'unico assessore disponibile anche per altri impegni. Bene, io pregherei adesso a nome, perché abbiamo parlato del mondo della scuola e quindi siamo grati veramente a tutti, agli studenti, ai professori, ai dirigenti, chiederei alla signora Rossella Neri, preside del liceo classico Frezzi, di farvi un saluto, perché è una persona molto molto sensibile. Come sapete, al liceo classico c'è l'orchestra barocca, che ormai è un'istituzione di quell'istituto. E quindi se andiamo avanti e grazie anche alla sensibilità di questa persona, accogliamola con un applauso, la preside Rossella Neri del liceo classico. Allora, buongiorno a tutti, intanto vorrei ringraziare il maestro Pelli per queste attività di educazione all'ascolto con la gioventù musicale di Foligno. Sono ormai anni che collaboriamo con loro, con voi, quindi, e vedo che c'è grande entusiasmo da parte dei ragazzi e vengono sensibilizzati all'ascolto della musica. Abbiamo un coro d'istituto, abbiamo l'orchestra barocca, certo quest'anno le attività sono state sacrificate a causa dell'emergenza sanitaria. E oltretutto quello che mi sembra sia stato più grave, la mancata possibilità per i ragazzi di stare insieme, di fare attività di socializzazione, di comunicare fra di loro. Quindi penso che questa di oggi sia una prima occasione, poi alla fine, no? Ecco, di poter ascoltare un concerto, di emozionarsi di fronte all'ascolto della grande musica, della bella musica, e quindi di ritrovarsi insieme, insomma, anche se sembrano pochi, però sono tanti oggi. Quindi noi confidiamo di poter continuare con queste attività di tipo musicale, perché crediamo che sia fondamentale, anche se nel nostro non è un indirizzo di studi in cui è prevista la musica come materia curricolare, però crediamo che sia importante sensibilizzare i ragazzi su questo. Sono molti gli studenti della nostra scuola, ad esempio, che frequentano il conservatorio e che quindi studiano e ottengono ottimi risultati anche in conservatorio. Quindi crediamo che anche quelli che non frequentano il conservatorio possano, no, trovare anche interesse per questo ambito, che può essere anche in futuro un ambito lavorativo, può rappresentare anche, no, uno sbocco professionale per questi nostri ragazzi. Quindi grazie ancora, grazie alla Fondazione che appunto ogni anno finanzia questa attività di borse di studio. Ecco, anche i nostri ragazzi, come nelle altre scuole, hanno raccolto l'invito di cimentarsi nell'elaborato su Verdi quest'anno. E quindi grazie ancora per questa opportunità, e penso sia fondamentale proprio in vista anche e in considerazione del fatto che c'è stata la crisi sanitaria, ma c'è anche stata una crisi economica, no? E questo penso che abbia ancora maggior valore, no? Dare l'opportunità ai ragazzi anche di poter prendere una borsa di studio in un periodo così difficile e complesso. Buon proseguimento, grazie. Abbiamo anche la preside della Piermarini, io la inviterei un attimo, se le fa piacere, a salire, a fare un breve saluto. C'è un applauso alla professoressa Tiziana Lorenzoni. Saluto molto breve. Io naturalmente mi complimento per la costanza del maestro nel andare avanti sempre caparbiamente nonostante, diciamo, l'epidemia che c'è stata.
Noi, secondo me, dobbiamo offrire ai ragazzi un momento di risveglio, di serenità, e speriamo veramente che il prossimo anno si possa continuare a venire qui, in questo luogo, dove secondo me si gusta veramente la musica e dove i nostri giovani possono trovare un messaggio anche di speranza, perché la musica è di per sé emozione che ti schiude alla speranza e alla fiducia nel domani. Io, ecco, sono particolarmente sensibile anche al discorso musicale, perché lo sai, il maestro che ho, i familiari che sono molto inseriti in questo ambito. Certo, anche i ragazzi a scuola erano abituati a suonare. Quest'anno abbiamo avuto anche questo tipo di impedimento e l'hanno anche sofferto. Adesso, per esempio, faremo gli esami in presenza anche nella scuola secondaria di primo grado, e mi chiedeva il professore: dottoressa, come possiamo fare per farli suonare in due, per esempio? Cioè, diventa tutto un problema. Quindi, per fortuna, abbiamo un piccolo auditorium anche noi e stiamo escogitando come poterli far suonare insieme, perché anche in questo, secondo me, sta l'importanza della musica, nel fatto di suonare insieme agli altri. E anche questa è una lezione di vita per i nostri ragazzi. Complimenti e grazie. Grazie. A questo punto inviterei l'avvocato Cristiano Antonietti, segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio, accogliamolo con un applauso, a salire sul palcoscenico per consegnare le 8 borse di studio. Buongiorno a tutti. Innanzitutto, sì, faccio un saluto molto breve, porto i saluti naturalmente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, ringrazio il maestro Pelli per questa iniziativa che diciamo caratterizza tutti gli anni, diciamo, anche l'impegno della Fondazione. Sono 26 anni e la Fondazione è stata sempre vicina all'Associazione Gioventù Musicale di Foligno e alla stagione concertistica dell'associazione, e naturalmente a questo progetto che coinvolge ragazzi, e quindi siamo molto sempre soddisfatti e felici di questa sinergia ormai pluriennale, che quindi proprio testimonia la credibilità del progetto e anche la forza dell'associazione, che comunque in questi anni ha coinvolto a questo punto migliaia di ragazzi, ragazzi che oggi saranno anche uomini e donne, e quindi che hanno avuto modo di avvicinarsi anche con questa iniziativa alla conoscenza della musica, quindi comunque un ruolo sociale importante e fondamentale. Come diceva appunto la preside, tra l'altro quest'anno la musica è stata anche in alcune occasioni, sì, diciamo, penalizzata, però è stata anche un collante sociale ed emotivo durante la pandemia, perché comunque sì, attraverso la musica si è cercato anche di esorcizzare le paure, perlomeno all'inizio di questo percorso. Quindi, diciamo, comunque il ruolo della musica è stato anche in questa purtroppo stagione fondamentale. Comunque non mi voglio dilungare, ringrazio naturalmente l'amministrazione comunale sempre per la vicinanza a queste esperienze, sempre di crescita culturale dei ragazzi, le scuole che comunque nel corso degli anni hanno aderito al progetto, e ai dirigenti scolastici, e poi naturalmente i ragazzi che si sono impegnati, come ho sentito dire, in maniera molto, diciamo, sostanziosa quest'anno. Grazie. A questo punto, per ringraziarla, anche se mi permette, vorrei sottolineare che con quest'anno, con questa edizione, siamo grati alla Fondazione perché sono state assegnate 220 borse di studio. Facciamo un applauso all'avvocato Antonietti e anche alla Fondazione, perché ci è sempre stata vicino.
perché i progetti ci sono, le idee anche, poi però le idee hanno bisogno di risorse per camminare. Se non ci fosse stata la fondazione, molte cose sarebbero mancate, saremmo stati tutti un po' più, ci saremmo sentiti un po' più poveri, quindi le siamo grati ancora. L'ultima cosa che voglio aggiungere, e che è anche una nostra costante nel riconoscere queste borse di studio, ma anche i premi allo studio o altre borse di studio che la Fondazione negli anni riconosce, è che comunque vogliamo dare un segnale di attenzione da parte nostra che nella scuola, come nel lavoro, come nella vita, l'impegno deve essere diciamo ripagato, ma in senso di riconoscimento, non adesso a livello proprio finanziario, però quindi l'impegno nella scuola come nel lavoro, se c'è, deve essere riconosciuto, e in questo caso diciamo è un piccolo segnale, però diciamo è un messaggio che vogliamo semplicemente sottolineare, non è che siamo portatori. Però ci piace appunto dare questo messaggio ai ragazzi che sono in crescita, e quindi avere questa consapevolezza che la passione, l'impegno, lo studio alla fine porta anche ad un riconoscimento, in questo caso piccolo, però diciamo magari per le vacanze può essere diciamo sì, d'aiuto per qualche giornata piacevole. Grazie. Grazie. Prego. Allora, inviterei a salire sul palcoscenico Valentina Patrone, seconda C, scuola media Piermarini, Foligno 1. Dov'è questa bimba? Ah, ecco. Facciamole un applauso, accogliamola con un applauso. Brava, brava, vieni. Facciamole un applauso. Ora invito a salire sul palcoscenico Emma Carnevali, terza A, scuola media Piermarini, istituto comprensivo Foligno 1. Complimenti e grazie ancora. Allora, ora invitiamo Francesca Falcioni, terza F, Ite Scarpellini, Foligno, indirizzo turistico. Ci mettiamo a semicerchio. Complimenti, prego. Complimenti, prego, prego. Alison Cecchetti, mi sembra che non ci sia stamani, vero? Vero? E quindi ritirerà la borsa di studio in fondazione successivamente. Allora passiamo oltre, passiamo al liceo classico Frezzi. Allora viene premiata Jennifer Capoccia, prima AL, liceo linguistico Federico Frezzi, Foligno. Complimenti. Prego, accomodati. Al semicerchio ci mettiamo tutti. Brava, sì, grazie.
Ora è la volta di Irene Nart, prima BL, liceo linguistico Federico Frezzi Foligno. Ciao, complimenti. Ora Rachele Rossini, quarta BC, liceo classico Frezzi Foligno. Complimenti, prego. Siete allargati un po', abbiamo colto il palcoscenico, grazie. Ed infine Caterina Principi, quinta AL, liceo linguistico Federico Frezzi, Beata Angela Foligno. Complimenti, prego. Complimenti. Prego, prego. Se volete scattare delle foto, naturalmente sono qui accanto. Se vi avvicinate un attimo all'avvocato Antonietti, un attimo. Sì, anche l'assessore, se non le spiace, se viene un attimo per una foto. Grazie. Io mi metto vicino al pianoforte che mi è più. Ecco, grazie, facciamogli ancora un bellissimo applauso. Grazie. Grazie, il merito di questi splendidi ragazzi che sono stati meravigliosi, hanno fatto dei temi bellissimi, veramente molto molto belli. Io sono grato a loro, ai loro professori che li hanno seguiti. Evidentemente questo tema quest'anno ha suscitato la sensibilità e l'attenzione di tutti loro. Grazie, un augurio per il vostro futuro. E cosa dirvi d'altro? Ora ascoltatevi questo bellissimo concerto, vi potete accomodare, grazie di cuore, continuate così perché è veramente bello. Io ripeto, ho letto i vostri pensieri, le vostre idee e state gettando le basi per un futuro bellissimo, ve lo meritate e noi vi accogliamo con un grandissimo abbraccio. Grazie, ancora un applauso e arrivederci. Grazie all'assessore di nuovo. Grazie all'avvocato Antonietti, grazie di cuore. Prima di andare, visto che ho questa occasione di iniziare il concerto, vi potete accomodare piano piano. Vorrei presentarvi un attimo, questo è il prossimo nostro appuntamento, ve lo mostro così dal palcoscenico, perché avremo il 20 giugno qui, su questo palcoscenico, l'orchestra da camera del Conservatorio di Musica di Perugia. Abbiamo parlato prima delle fatiche, della contingenza che stiamo vivendo. Hanno fatto le prove a due, poi a quattro, strumenti a fiato, strumenti a corda, gli archi e così. È stata una cosa molto, molto faticosa, ma sono riusciti a mettere in campo un concerto bellissimo. Sono quattro concerti grossi, l'ingresso è libero. Io ho voluto denominare questa serata, come vedete, gli splendori del barocco. Potrete ascoltare l'orchestra da camera del Conservatorio di Musica di Perugia qui domenica 20 giugno in occasione della Festa Europea della Musica. L'ingresso è libero, abbiamo bisogno del vostro supporto, della vostra presenza. Grazie. Ora passiamo alla matinée musicale. Ho l'onore e il piacere stamattina di presentarvi due artisti molto particolari, molto bravi, virtuosi, tra l'altro conterranei, la signora Cristina Palomba, prego, flautista, accogliamola con un bel applauso, e il maestro Fabio Berellini al pianoforte, prego, venga maestro, accomodatevi, un applauso più forte ragazzi. Loro, oltre che essere due didatti, sono due virtuosi, curriculum artistico internazionale. Vi propongono pagine virtuosistiche bellissime, ecco, richiamo anche la grande musica, quindi siamo lieti e orgogliosi di averli con noi. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, sono molto felice finalmente di riuscire a vedere un po' di pubblico in sala dopo questo periodo di fermo, purtroppo non causato da noi. E siamo veramente molto felici di vedervi. Oltretutto ho visto dei nostri ex allievi, perché noi siamo anche due docenti, e vi illustrerò brevemente il programma di questa mattina. È un programma molto frizzante, perché se anche è musica classica, musica dell'Ottocento, comunque queste trascrizioni ad opera di Giulio Bricialdi, che era un famoso flautista del 1800, sono delle trascrizioni molto virtuosistiche e piacevoli secondo lo stile dell'Ottocento. Pensate a un Paganini, pensate ai grandi virtuosi dell'Ottocento. E la cosa particolare è il fatto che comunque non esisteva YouTube, non esistevano i nostri dispositivi che abbiamo ad oggi, quindi non c'era l'iPad, non c'era nulla, e quindi questi compositori che componevano, che scrivevano musiche per il teatro, perché noi vi proporremo proprio in tema con il vostro concorso, quindi le opere del Risorgimento, vi proporremo tutte opere di Giuseppe Verdi. E quindi Giulio Bricialdi prende dei temi celebri di Rigoletto, Trovatore, Traviata, perché queste sono le opere che noi vi faremo ascoltare, e ne fa una elaborazione molto molto piacevole, molto gradevole e molto virtuosistica secondo il gusto dell'epoca. Mi direte, ma perché non sento l'aria di Amami Alfredo? Forse perché all'epoca non era così celebre come lo è oggi, e magari Giulio Bricialdi sceglie un altro brano dall'opera. Quindi è una sorta, voi considerate che il flauto e il pianoforte, poi Bricialdi era un bravissimo flautista, ha scritto tantissimi metodi e tantissime opere per flauto solo, considerate che venivano eseguite nei salotti. Per cui invece di andare a prendere l'aperitivo come facciamo noi oggi, ci si riuniva, si prendeva ovviamente, si sorseggiava un tè, si parlava di politica, si parlava di poesia, di letteratura, e nel frattempo i musicisti proponevano le loro elaborazioni, le loro composizioni, oppure avevano in mente di prendere un testo di un famoso poeta che era seduto accanto a loro e di musicarlo. Tante cose sono nate, tante famose opere sono nate così, sono nate nei salotti ottocenteschi. Per cui, ecco, in tema con con il concorso, vi proponiamo la prima fantasia dal Rigoletto per flauto e pianoforte. E sentirete appunto dei temi che sicuramente conoscerete. Buon ascolto.
faccio così, così almeno non ho problemi. Altro brano, Fantasia dalla Traviata, e qui sentirete altri temi celebri. Thank you.
Ed ora Trovatore, così concludiamo il nostro ciclo verdiano, poi abbiamo l'ultimo brano che è un altro brano che è l'ultimo brano di Bricialdi che concluderà questa parte. Poi avremo delle cose più moderne. Thank you.
Concludiamo la prima parte della la parte diciamo risorgimentale con un tema celeberrimo che tutti voi conoscerete, il Carnevale di Venezia, arrangiato da Giulio Briccialdi per flauto e pianoforte. Thank you.
Quest'anno ricorre il centenario della nascita di Astor Piazzolla. Noi vi proponiamo una celebre composizione, in realtà un insieme di una suite, e si intitola Histoire du Tango, è composta da vari movimenti nei quali il compositore si immagina alcune atmosfere. Noi vi proponiamo il primo e il terzo movimento dall'Histoire du Tango, che è originale per flauto e chitarra, ma noi ve la proponiamo per flauto e pianoforte perché suona comunque bene. E al centro ci sarà una composizione celeberrima di Astor Piazzolla, che è Oblivion. Buon ascolto. Thank you.
Prima di concludere, vi ringraziamo tantissimo per il vostro ascolto così attento, così partecipe. Grazie Maestro Pelli di averci invitati, siamo veramente molto contenti di essere stati qui e onorati anche perché ha una stagione veramente bellissima. Grazie, a presto. Thank you.
Sì, grazie, un saluto affettuoso a Cristina Palomba e Fabio Berellini, fate ancora un applauso perché sono stati bravissimi e li ascolteremo sicuramente nelle prossime stagioni, speriamo con l'auditorium pieno. Cosa dirvi? Un grande abbraccio, tantissimi auguri per le vostre vacanze, tantissimi auguri a coloro i quali devono sostenere gli esami di terza media e a coloro i quali devono sostenere gli esami di maturità. Un grandissimo un bocca al lupo e un grande abbraccio. Grazie, arrivederci al prossimo anno.